secondo me ha tutte le caratteristiche di una dimensione, che quando uno si misura con la Puglia, che ha risorse una volta superiori a quelle dell'Abruzzo, penso. No, ma non lo so, no. Io ho visto la realtà della Puglia e devo dire che mettono in campo risorse molto importanti. Quindi forse c'è anche un problema, c'è anche un problema di dimensioni di regione, cioè, se si facesse una macro regione magari uno insieme alle Marche, cioè, però questa è una divagazione. Va bene. No, io allora forse mi direi questo, siccome qui ho sentito dire, dovresti essere lì, mi ha detto adesso a certo, la cultura cambia, no? E quindi si passa sempre i soliti noti. Sì, però i soliti noti sono Cipelli, Marcino, il teatro Stabile che citavo io prima, eccetera, la Sinfonica dell'Aquila, e poi vengono le mani di pace, quando si dice non solo della regione, i soliti non vediamo più, abbiamo visto cosa succede nelle rivoluzioni. Allora, essendoci poche risorse, come sappiamo, no? Al di là del piano normativo che si costruisce intorno, no? Il piano normativo però deve sapere poi alla fine io chi voglio finanziare, cioè chi ho in testa, chi è importante per sviluppare la futura di questa regione. Allora, dovendo fare una scelta, chi si privilegia, il vecchio e il nuovo, come si contendono le due cose? Il vecchio dote di reddito di posizione anche se ha non tanti sforzi come quelli che citavo prima, secondo te? Io credo che dobbiamo mettere insieme i contributi di tutti quelli che hanno parlato per fare in modo che si colga, per esempio, come in Abruzzo si deve precisare che la cultura non deve essere un affare delle istituzioni, non è un affare della dimensione pubblica intesa come dimensione del potere pubblico, ma la cultura deve essere una questione della soggettività sociale. Lo dico io adesso qui, ma prima di me con più autorevolezza l'ha detto un abruzzese poco conosciuto, purtroppo poco studiato, che aveva titolo a dirlo all'Italia e all'Europa come Giuseppe Capograssi. Precisiamo che la cultura è una questione della comunità, delle persone singole e associate, e non deve essere una questione del pubblico. Ci sono esperienze culturali di valore che sono state portate avanti da istituzioni messe in piedi dal pubblico e privato, ma non è che queste possono drenare tutte le attenzioni, tutte le risorse di cui dispone la collettività, arrivando poi ad uccidere la vitalità, l'attivismo, la creatività della comunità. Io ho questo convincimento che secondo me, se spiegato bene, mette d'accordo tutti quelli che hanno voglia di ragionare e di entrare nel merito. Qual è il valore della cultura e qual è il valore dell'evento culturale? La cultura coltivata adeguatamente mette in campo la libertà, il senso critico, mette in campo anche i vincoli comunitari, mette in campo la capacità di trovare anche la bellezza, che non è l'uguaglianza, la perfezione, ma è il significato delle esperienze individuali e collettive. Come si fa a fare in modo che questo diventi un arricchimento del vivere collettivo? Primo, facciamo norme che consentano a tutti le opportunità. A tutti quelli che hanno voglia di dare luogo a questa formidabile esperienza di vita nella libertà. Che norme devono essere? Norme che consentono il travestimento di scelte fiduciarie individuali cara dall'alto? Io non ho la lunghezza di esperienza parlamentare regionale di Maurizio Gelli. Ho fatto il parlamentare regionale per 36 mesi. Mi votarono in tanti, 12.000 pescheresi mi mandarono in Parlamento regionale. Poi, anche a causa di Maurizio Gelli, fece il candidato sindaco di Pescara. Però so in quei 36 mesi che anche le mogli dei medici venivano preferite e rese bersaglio di finanziamenti pubblici regionalisti. Direttore, le mogli dei medici, una categoria specialistica. C'erano anche le suore, operaie di Colonnella, ed è un interstizio quasi introvabile. Anche queste costituite in associazione trovarono un finanziamento. Allora, noi dobbiamo porci un tema: che deve garantire la norma? Secondo, la norma quanta forza deve avere di aumentare risorse finanziarie, che sono risorse tradizionali? Mettiamoci d'accordo in questa bellissima platea
che siete voi, ma che lo consente anche questa struttura, che trova il merito di Acerbo, dal quale non avrò mai voti, come è noto, però io non ho difficoltà a riconoscere. Vabbè, ma io non lo escludo nel futuro lontano. Però devo riconoscere che questa struttura è frutto di un'intelligenza che ha reso disponibile il bene di partenza malfatto, di un'altra buona volontà che ha reso possibile il rinvenimento delle risorse finanziarie, una procedura adeguata che ha ristrutturato ad oggi e un contenitore. Oltre alle risorse finanziarie che apparirebbero limitate, c'è un'altra categoria di risorse, caro direttore, su questo discuto io spesso anche col direttore Tedeschi. Le risorse strumentali, che sono spazi demaniali, beni demaniali. Una norma degna di questo tipo, che riprogramma, rifacilita, riconsenta attività culturali di uso, deve anche rivelare quanti beni patrimoniali pubblici ci sono per poterli dare, renderli utilizzabili. Allora, io rendo certo, direttore, con te garante e notario, che faremo un atlante del patrimonio pubblico regionalista in maniera tale da consentirlo a tutti i soggetti che hanno progetti di vita culturale verificabili, che sono capaci di esprimere significato. Secondo, io voglio spendermi con una norma quadro che si rigeneri e rigeneri il rapporto tra privati, esperienze collettive, esperienze comunitarie e attività culturale, anche l'implementazione di risorse finanziarie. Come fare? E qui io vorrei descrivervi, se mi permette, certo che mi pare sia l'unico candidato oltre a me alla presenza del giorno, c'è poi un delegato autorevole di un candidato, sei candidato, mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere. Io voglio spiegare le ragioni della preferibilità della mia idea su questo. Noi dovremmo anche condurre a migliore comportamento le fondazioni bancarie. Noi dobbiamo condurre a migliore comportamento anche i privati, Maurizio. E come si fa a fare questo? Questa è la differenza. Come si fa a fare questo? Di sicuro non ce lo fa il consorzio di bonifica, la standard, Sosti, la prefettura, ma deve essere l'intelligenza di un prodotto normativo che conduca gli altri al migliore comportamento possibile. Tra gli altri io ci metto anche i privati. Come si fa? Non dando volumetrie urbanistiche o suolo da logorare e consumare, ma per esempio organizzando quello che in Baviera si chiama la premialità per i comportamenti virtuosi. Le imprese di questa regione che vogliono partecipare ai bandi regionalisti destinati a loro, loro destinati, devono essere imprese che possono esibire che hanno attivato e adottato progetti a valenza culturale. Se io voglio partecipare ad un bando di innovazione tecnologica, tra i bollini blu da esibire ci deve essere un bollino blu che io, nell'arco della mia vita imprenditoriale, ho adottato anche esperienze di vitalità culturale. Io non credo che sia un caso che in alto alla società per il tempo stabilito e limitato ci siano gli eletti, e l'eletto non deve portare la bellezza è bene che venga prodotta dalla funzione culturale, la bellezza individuale, quella della preferibilità per cui magari fa convincere anche il compagno di viaggio della vita, ma l'eletto deve portare idea, capacità programmatica, capacità di soluzione dei problemi. C'è un tema, direttori, che è quello dell'approvvigionamento delle risorse finanziarie. Come lo risolviamo questo? Coordinando le banche, orientando le fondazioni bancarie finché non assumano la veste dell'elemosiniere privatissimo e individualissimo, utilizzando il patrimonio pubblico che c'è, che è utilizzato. In via Ferrari ci sono milioni di centimetri quadrati di proprietà delle ferrovie, pieni di materassi e di ragnatele. La Corte dei Conti si sta organizzando per cercare di capire perché c'è una Corte dei Conti molto attiva e capace anche di arrivare al bersaglio, una Corte dei Conti. Io vorrei fare, nella trattativa che si fa con le ferrovie del piano regionale dei trasporti, metterci anche un utilizzo migliore per la comunità abruzzese degli spazi di cui dispone. Insomma, l'approvvigionamento delle risorse è un tema della buona politica e della buona amministrazione. Che si sa cosa fare, quando fare, dove condurre quello che serve.
poi la legge quadro, che rifaremo insieme ascoltando, perché esistono anche delle competenze da tecnici che voi siete, la faremo per fare in modo che non tutto venga drenato dalle istituzioni pubbliche preesistenti. Io, che concludo, da cattolico, democratico e anche liberale, ritengo che la prima idea guida che ci deve contraddistinguere è che la cultura è una questione della società e della comunità e non delle istituzioni. Allora, sentiamo. Il palcoscenico per tutti a prendere il soldo. Sentiamo cosa ne dice la presidente del Cresco Italia, Gian Roberto Nicolai, che è in prima fila. Eccola qua. Prego. Allora, le suggestioni sono veramente tante, io ho un po' di materiale, ma invece preferisco andare un po' più a braccio. Allora, devo dire che cosa è Cresco, perché magari non tutti sanno esattamente di cosa stiamo parlando. È un coordinamento delle realtà della scena contemporanea. È un coordinamento che è nato ufficialmente nel 2010, ma diciamo i lavori sono iniziati nel 2009, riunisce 120-124 promotori, strutture che si occupano di scena contemporanea, quindi teatro, danza e arti performative, disseminati in 18 regioni italiane. Cosiddetto potrebbe sembrare l'AGIS, invece è qualcosa di molto molto diverso. È una sorta di movimento, di laboratorio di pensiero. Che cosa abbiamo fatto in questi 4 anni? Molto abbiamo parlato tra di noi, tra strutture e operatori che venivano da parti diverse delle diverse regioni italiane. Ci siamo confrontati sia sulle estetiche, sulle poetiche che nascevano sui nostri territori, sia sulle pratiche, cioè le modalità, appunto, spazi, teatri, opportunità diverse a seconda dei diversi territori, sia sulle politiche. E abbiamo studiato. Prima vedevamo il video che Andrushka ci ha presentato e vedevamo la situazione francese. Beh, no, noi la situazione francese l'abbiamo studiata. Non proponiamo leggi, non abbiamo questa presunzione, sappiamo benissimo che le leggi stanno al legislatore. Ma dall'interno del nostro vissuto noi proponiamo dei valori, dei punti, anche imprescindibili a volte ci siamo anche avventurati nell'esercizio dell'articolato, ma perché sappiamo che è poi nell'articolato che capiamo esattamente di che cosa stiamo parlando. Ci sono dei punti su cui noi non possiamo scendere a compromessi. Prima si diceva, appunto, chiedeva il moderatore se la regione può occuparsi, si occuperà di cultura. Il punto è che la regione deve occuparsi di cultura. La cultura è un diritto. L'articolo 9 della nostra Costituzione dice che la Repubblica sostiene, e badate bene, non la cultura. L'articolo 9 della Costituzione dice che la Repubblica sostiene lo sviluppo della cultura, perché la cultura, già in Hegel, non è una figura statica, è qualcosa che si muove e si trasforma, e che la politica abbia perso il contatto con questo flusso continuo di trasformazione che è il panorama culturale è veramente molto grave. Noi registriamo in molti territori, proprio perché siamo un osservatorio interregionale, stiamo dappertutto, meno che in Molise e Friuli per ora, un dato molto, molto preoccupante, che ci preoccupa moltissimo, cioè la distanza, si sta acuendo la differenza tra le regioni. Alcune regioni virtuose riescono ad intercettare i fondi strutturali e a farli ricadere in pieno sulle nuove generazioni. Alcune regioni, io vengo da Roma e certo non posso dire che la mia regione fa meglio, fa peggio forse, e alcune regioni questi fondi strutturali li lasciano andare, e chiaramente nel momento in cui i fondi che vengono dallo Stato diminuiscono, neanche vengono utilizzati il fortissimo investimento che l'Europa sta facendo sui territori. Perché è vero, la cultura è cambiata.
c'è un bellissimo articolo di Nicola Fama, che oggi siede all'interno del CDA del Teatro di Roma, che si intitola Le lobby del teatro. Il teatro, storicamente, ha un problema in Italia. È stato per lo più dato in mano attraverso consuetudini non del tutto virtuose, a una serie di mediocri. I territori, gli spazi come questi, i festival di provincia, le palestre, a volte anche gli spazi occupati. Io vengo da Roma e a Roma la storia delle occupazioni è una storia importante. Hanno creato il teatro di cui ci parlava il regista olandese, cioè quello è il teatro. Il teatro è un luogo dove gli uomini e le donne si raccontano i loro segreti, dove c'è un senso del nostro vivere insieme nello stesso mondo. Quello è il teatro, non i grandi eventi, non le grandi costruzioni. Quel teatro là è sempre contemporaneo, ma nel senso molto immediato e semplice, che vive il suo tempo e crea comunità intorno ai temi, ai problemi, al sentire e al pensiero del suo tempo. Ora, che la politica perda questa occasione, voi siete candidati, quindi io mi rivolgo a voi, non conosco nel dettaglio la situazione abruzzese, ma appunto mi rivolgo a voi come possibili politici di riferimento per questo territorio. Che la cultura perda questo momento così di forte trasformazione, perché i soldi sono meno, perché è iniziato il nuovo settennio europeo, perché il sentire dei territori sta cominciando a ruotare intorno a temi molto comuni, molto chiari, e gli artisti, gli operatori si sono molto apprezzati, molto più del passato, e vogliono appunto qualità, vogliono trasparenza, vogliono stare nei tavoli in cui le cose si decidono per dare il loro apporto, non per sostituirsi alla politica, e nessuno di noi vuole fare il politico, noi dovremmo fare solo gli artisti. Il problema è che siamo costretti in qualche modo a far sentire la nostra voce. Se la politica perde questo momento di trasformazione, beh, veramente il video che ci facevo vedere a Nusca è come vedere Harry Potter, nel senso è qualche cosa, è fanta, perché non saremo mai neanche adeguati ai nostri vicini francesi, ma lo conosco molto bene la situazione francese, e non saremo mai, ed è un peccato, perché il teatro italiano è straordinario, gli artisti italiani sono straordinari, e non considerarli l'orizzonte di riferimento delle scelte politiche è veramente sordità e cecità. Del Fresco Abruzzese, invece, come sta il teatro abruzzese a questo punto, visto che è stato evocato, verrebbe da dire, la Regione Lazio compare una bella scritta di fondo, il titolo di fondo della Grande Bellezza, come il finanziatore della Grande Bellezza, che qui ci sogniamo, che è stato lo sport per Roma, credo straordinario, no? Ma non voglio. Cioè, sono d'accordo, sono d'accordo. Sì, grazie. Io parlo più in commissione perché sennò non ci vuole. Prego. Non sono presidente di Cresco Abruzzo, sono rappresentante di Cresco Abruzzo, perché non c'è un presidente, siamo un coordinamento. Allora è stato un errore. E non spiego cos'è Cresco Abruzzo, perché Roberta ha talmente spiegato bene cos'è Cresco. Cresco Abruzzo è l'emanazione regionale di Cresco. Leggo invece semplicemente un brevissimo documento elaborato da Cresco Abruzzo e da operatori esterni al coordinamento, che è stato sottoscritto da singoli operatori, artisti e organismi dei settori del teatro, della musica, del cinema, delle arti visive e performative, che operano in tutto il territorio regionale nel campo della produzione, formazione, gestione di spazi, organizzazione di progetti artistici e di festival e rassegne. I firmatari del documento sono
Cresco Abruzzo con le compagnie, Abruzzo Vivo Guardi, Arte e Spettacolo L'Aquila, Artisti Aquilani L'Aquila, Gruppo Emotion L'Aquila, Maglab di Pescara, Rogo Teatro Pescara, Rete Teatri d'Abruzzo, Teatro del Grab Cortona. E gli operatori, gli artisti e gli organismi che seguono. Artisti per il Manda Pescara, Art Lab Pescara, Anima Immersa L'Aquila, Baobab Pescara, Deposito dei Segni Pescara, Do Centrale Pescara, Donzura Teatro Pescara, Florian Teatro Stabile Pescara, Garage Lab Pescara, Giorgio Paravano, Operatore Culturale, Gruppo Elena Pescara, Guardiani dell'Oca Tollo, il Circo della Luna San Giovanni Chiatino, la Gallina Camminante Pescara, l'Arte del Teatro Montesilvano, le Funambole Arterie a Sud Pescara, Lucio Fumo con Società del Teatro della Musica La Barbara Pescara, Mariangela Celi, attrice e operatrice culturale, Nicola Pipucci, regista, Noai Banda Pescara, Piccolo Teatro Orazio Costa Pescara, Sasha Teatro L'Aquila, Teatri della Due Teramo, Teatro dell'Invenzione Chieti, Teatro del Paradosso Lorenzo Bruttino, Teatro Immediato Pescara, Teatro Sociale Pescara e Teatro Trac Montorio Albomano. E questo è il documento che sottoponiamo all'attenzione dei candidati alla presidenza della Regione Abruzzo. Cresco Abruzzo, gli artisti e gli organismi firmatari chiedono che il prossimo governo regionale ponga al centro della propria azione politica la cultura, lo spettacolo e le arti come motori di sviluppo e innovazione del territorio regionale. Chiediamo che il nuovo governo regionale lavori concretamente per attuare un nuovo sistema culturale che sia plurale, virtuoso e sostenibile, promuovendo così le realtà attualmente operanti in regione. Chiediamo pertanto una nuova legge organica che contempli esigenze sia degli organismi finanziati dal Ministero, sia degli organismi indipendenti. Una legge che comprenda tutti i settori, teatro, musica, danza, cinema e multimediale, arti visive e performative, teatro di strada, residenze, che promuova la legalità, la trasparenza, la qualità, che tuteli le professionalità e il merito e che preveda meccanismi di nuovi accessi di realtà giovani. Chiediamo che venga istituito un tavolo di lavoro con tutte le componenti interessate a garanzia di una condivisione il più ampia possibile della nuova legge, che venga garantita la copertura finanziaria della nuova legge attraverso il reperimento di nuove risorse economiche per il sostegno di tutte le realtà ad essa afferenti e che siano messi a disposizione spazi per la cultura, lo spettacolo e le arti e siano attivati i bandi per la loro gestione da parte degli operatori culturali e degli artisti. Noi chiediamo ai candidati alla presidenza della Regione Abruzzo una riflessione sul documento, ma soprattutto quale tipo di impegno intendono prendere per rispondere alle nostre istanze. E ci auguriamo davvero che questo sia un passo concreto di un percorso condiviso verso la nuova legge di settore, che noi ci impegniamo a seguire e monitorare in modo costruttivo e anche molto, ma molto attento. Grazie. In attesa che i candidati prendano ragione di questo documento, sul quale non so se sarà sempre di impegnarsi così seduta stante, se qualcuno ha delle domande da fare, io prego tutti di essere brevissimi perché purtroppo dobbiamo tutti scappare, certo, per i primi. Posso? Rapidamente, perché appunto molti di voi li ho conosciuti nell'esperienza che abbiamo provato a fare proprio in direzione di una legge quadro qualche anno fa, però volevo solo puntualizzare alcune cose perché sinceramente di queste questioni me ne occupo sia per passione perché faccio quello che la dice cultura, non faccio teatro, non credo di essere in grado di farlo, e sia per passione politica. E per rispondere alle dottore del centro dico, nel 2006 ho partecipato a un interregno con il consigliere regionale insieme alla Regione Puglia e facevo un bellissimo convegno a Bari dove c'era l'assessore Godelli, anche lei la prima esperienza in nella nuova giunta della Regione Puglia.
ci siamo confrontati e i finanziamenti della Regione Abruzzo per lo spettacolo dal vivo erano il doppio di quelli che si stanno in Puglia. Per cui, mentre noi adesso spendiamo un pezzo, addirittura forse un quarto di quello che spendiamo nel 2006, e per lo spettacolo per la cultura, e la Puglia ha autonomamente investito. Ha autonomamente investito facendo una cosa che l'Abruzzo non si è fatta, per secondo me due ordini di ragioni. La prima cosa è che, lo dice, non lo dico io, qualcuno forse più importante di me l'ha detto, c'è una parte della politica che ritiene che quella cultura non si mangia, per cui è bene non finanziarla, per cui non c'è questo interesse. Perché altrimenti non si spiega perché si dice c'erano quelle leggi, quella legge di cui parlava diciamo D'Alfonso rispetto alle suore o che altro, che era la famosa 49, dove appunto nel 2000 e prima delle elezioni, quindi 2004, una delle ultime 49, perché vi dicono che dal 2006 poi le 49 non si sono più fatte nella Regione Abruzzo, per fortuna poi non ci sono stati neanche più soldi per poterle fare, però vengono finanziate 700-800 associazioni di questa natura. O poi che si è fatto? Non si può dire, consigliera Verini, non si può dire che abbiamo interrotto, sospeso la 56 per non dare finanziamenti a pioggia, perché in realtà lo si è fatto proprio al contrario, perché si usa la 43 che è una legge discrezionale e non si usa la 56 che ha dei criteri. Forse se si faceva il contrario era meglio, se si sospendevano perché avevamo pochi soldi da 43 e utilizzavano la 56, io credo che qui forse erano tutti d'accordo. E invece di dare, perché così ovviamente la discrezionalità della nostra regione è sempre fatta da padroni. Cosa hanno fatto in Puglia? In relazione anche a quello che diceva D'Alfonso rispetto agli immobili o altro, hanno fatto una cosa banale, ma che la fanno pochissime regioni d'Italia: hanno preso i fondi strutturali europei, hanno preso i PAS e l'hanno messo sugli immobili. Cioè c'è un progetto che si chiama Volenti Spiriti, che non è fatto solamente attraverso la parte del patrimonio regionale, che è una cosa che sicuramente dovremmo fare. Però mi ricordo che il comune a Pescara l'abbiamo fatta, tu fermo lì, non si è mai segnato lo spazio con quell'atlante del patrimonio del comune. E quindi, no, però, non voglio entrare, non voglio fare polemiche, per carità, non mi interessa questo, per dire, non è sufficiente. Io volevo semplicemente dire che non è sufficiente fare l'atlante, bisogna mettere dei soldi su queste cose e trovare dei fondi che non possono, che sicuramente dobbiamo cercare l'appoggio delle banche, dobbiamo sì trovare l'appoggio delle fondazioni bancarie, ma forse dovremmo anche capire che in questa regione si è fermato tutto, e anche chi gestisce le fondazioni, gli enti culturali abruzzesi che sono fatti appunto in parte dal pubblico, spesso le nomine sono pubbliche. Io non capisco perché la generazione nuova non riesce nella cultura in Abruzzo a sostituire quella che ha fatto 40 anni la storia di questa regione della cultura, che io stimo tantissimo. Non si capisce perché si è bloccata una generazione, non c'è questo ricambio. Quando si devono fare le nomine, anche la politica fa sempre riferimento a determinati personaggi, gli altri non lo sanno, grazie, non impareranno mai se qualcuno che ha talento, energia e passione riesce a vivere facendo meno del contributo regionale, del contributo comunale, spesso e volentieri, almeno a dare la fiducia di poter provare a mettersi in gioco. Questo è bloccato. Quindi io credo che forse si deve vedere, si deve partire da una cosa, non si può dire i soldi, i finanziamenti si cercano, si trovano. Io chiedo anche a voi di pretendere per prima cosa il finanziamento a questo punto. Basta, invertiamo la frittata, perché altrimenti non avremo mai nulla. Non avremo mai nulla. Invertiamo la cosa, noi vogliamo che si capisca se la cultura è tra le prime tre priorità della regione per voi, o se invece la cultura non si mangia, perché per carità c'è la sanità, è importantissima, c'è il lavoro fondamentale, c'è l'impresa, ma scherziamo, sono anche la prima, però così si fa quello che ha fatto la giunta di centrodestra fino a ieri, cioè dire che per la cultura non ci sono soldi, perché evidentemente viene sempre prima qualcos'altro. Allora se è vero che è un diritto costituzionale, se è vero che è un diritto del cittadino, della soggettività, della comunità va sostenuta in questa direzione, dimostriamolo. I fondi strutturali, si è dimostrato in Puglia che possono essere spesi per sviluppare e far crescere la cultura. Bolletti Spiriti è una cosa, lo stesso direttore del centro diceva in Puglia fanno grandi cose, non hanno, i soldi sono sempre quelli, non è che il bilancio della Puglia e cultura è aumentato, hanno investito altri fondi
li hanno trovati negli investiti, e la Puglia oggi è il più alto di tutte le regioni d'Italia, perché forse investire in cultura, in giovani e creatività forse fa crescere l'intera Puglia. Io spero che questa cosa e questo gruppo che qua oggi è qui, io ci ho provato a fare la legge quadro, abbiamo fatto i tavoli, l'avevamo anche approvata in giunta 20 giorni prima che cadesse la giunta, e vabbè. Io penso che si possa ripartire all'inizio, di fatto da un altro punto. L'importante però è che io vi dico, partiamo tutti quanti insieme da chiedere prima quali sono le risorse e qual è la priorità, l'ordine di priorità delle cose di cui si deve occupare la regione, qual è il posto che occupa la cultura per le persone che appunto andranno a rappresentare la regione Abruzzo come presidente, come consigliere. Condivido molto di quello che ho detto prima, che ho vissuto come spalla come parte del percorso che ricordavo. Volevo dire soltanto una cosa. Credo che ci sia un difetto comune in tutte le posizioni che sono state fatte. La capacità di pensare è moderna. Noi continuiamo a ragionare e lavorare secondo modelli che sono stati violentemente implementati in Italia, che non sono stati prodotti dall'Italia, che risaltano le esperienze di diciamo, Giannara del tempo. E quindi iniziano a monte il percorso che le compagnie sane hanno creato e sostenuto nel corso del tempo, non solo nella nostra regione, ma anche in Italia. Una prova di quando si è iniziato questo percorso è il fatto che molte delle attività, che tutti quanti ricorderete, probabilmente qualcuno di voi si è fatto, come lo salutare io, come un evento importante per Novizio, ha avuto come conseguenza la creazione dello spazio libero più importante di Roma, che per ora occupato. Cioè adesso semplicemente parte un posto che era lì, ma nessuno lo deve utilizzare. Ora, a partire da questa considerazione, e unendo con forza quello che dicevo prima, il problema è la capacità di pensare un modello che risponda finalmente alle esigenze che sono cambiate. Le organizzazioni del piano sono gerontocrazie. Alcune leggi ci stanno già. Quello che si diceva a proposito del patrimonio che è possibile strutturare, c'è la legge 148 che non mi ricordo il Banco di Gallo, che è già vigente nella regione Abruzzo. Il problema è che ci hanno messo 0 euro. Quindi non carichiamo la legge di aspettative e miracolistiche, il problema è quello della scelta politica. La legge 56, tutta una serie di regole ce li aveva e per molti è stato una porta di accesso abbastanza larga come accoglienza, però abbastanza stretta diciamo per i criteri di selezione dei progetti che aveva. È stata una legge che ha permesso tantissime associazioni di crescere in base. Quindi la cosa che mi preme di più capire è questa. Quest'anno la regione spenderà 11 milioni dalle notizie che ho io di fondi FAS sulla cultura, ma qualcuno sa che cosa ci si va a finanziare con questi 11 milioni? Io ci lavoro al servizio politico culturale della regione Abruzzo e francamente non lo so. Bisognerebbe invece, a mio parere, cercare di incentivare una serie di comportamenti virtuosi, come per esempio quello di fare rete, proprio in Puglia si finanzia la rete dei festival regionali e la rete dei festival regionali diventa anche un momento di attrattività del territorio. In Puglia stanno valorizzando una serie di tradizioni culturali della terra, basti vedere la musica, quello che succede. E proprio a proposito della musica c'è il progetto Puglia Sounds, sul quale hanno messo un bel po' di soldi, con il quale la regione Puglia non solo finanzia la rete dei festival, i gruppi musicali, ma finanzia anche quei gruppi pugliesi che vanno all'estero, quei gruppi che partecipano alle fiere dei dischi a livello europeo. Questo è un modo sempre intelligente di stare dentro a una comunità artistica a livello nazionale che può produrre anche non solo cultura e bellezza, ma anche dei posti di lavoro non dequalificati e non sottopagati come succede oggi all'interno della nostra.
Amministrazione Culturale. Buonasera, approfitto di questa festa del teatro e dei rappresentanti che forse andranno alla regione. Io sono Fausto Lurone, vengo dal Veneto Pontino, faccio parte del Teatro del Paradosso. E leggo subito il comunicato. Il teatro comunale della Veneto Pontino, Luigi De Deo, è chiuso in seguito ad un'ordinanza del sindaco del 7 aprile del 2009, ovvero dal giorno dopo il terremoto dell'Aquila. Sono trascorsi 5 anni con 3 legislature e un commissariamento. E nonostante le iniziative, 2 manifestazioni pubbliche per sollecitare la sua riapertura, i sopralluoghi, 2 dei vigili del fuoco e 1 del genio civile non si è riusciti ad arrivare a una soluzione. Tutti i sopralluoghi hanno attestato che il teatro non è stato interessato dall'evento sismico, ma essendo parte integrante del Palazzo Comunale che ha subito danni consistenti, l'ordinanza ha interessato l'intero edificio pubblico. Si è in attesa di un ulteriore sopralluogo richiesto da parte dell'amministrazione comunale ai vigili del fuoco di Pescara in data 8/8/2013 e sollecitata in data 28/1/2014 con redatto una relazione tecnica e con un monitoraggio avviato nel 2012. La chiusura del teatro ha causato un impoverimento culturale della comunità loretana, difficile da colmare. Nei 7 anni della sua riapertura, veniva gestito dalla nostra associazione, sono state realizzate stagioni teatrali e musicali, convegni, laboratori, mostre, uno spazio polivalente che si è imposto da subito come punto di riferimento culturale e sociale di tutta l'area vestita. In 7 anni di gestione sono state ospitate a Loreto oltre 90 compagnie, numerosi artisti, pedagoghi e studiosi che hanno arricchito la comunità e creato con l'indotto un sostanziale beneficio economico. Da quando il Palazzo Comunale è stato chiuso, tutto l'immobile è stato aggredito da vandali, preso letteralmente a sassate, rotto l'ascensore, rotti i vetri del museo, rotti i vetri del teatro. La mancata manutenzione ha provocato danni ulteriori, oltre al deterioramento di impianti sanitari che continuano a far crescere il costo complessivo di un'eventuale ristrutturazione. Nel progetto di sistemazione dell'immobile, già presentato dall'architetto Sant'Angelo e dall'ingegnere Russo, non sono stati previsti interventi nella parte adibita a sala polivalente, a testimonianza dell'inesistenza dei danni del teatro. Chiediamo pertanto che i candidati alla regione formalmente si impegnino a far sì che il teatro comunale di Loreto a Pontino possa essere restituito alla comunità. Quindi entrare all'interno di
questi sistemi a poche clientelari che hanno riempito gli uffici spesso di persone non proprio competenti per i ruoli che vanno a svolgere. Allora bisogna intervenire, per il mio parere, è di ricomprendere e soprattutto di integrare, di riassumere all'interno di questi uffici le nuove competenze della cultura. Cioè noi andiamo a parlare in questi uffici con della gente che è andata per le fotocopie, che poi è andata là, poi conosceva quell'altro. Ecco, tutto questo in qualche modo va quantomeno distribuito, ma soprattutto bisogna stare attenti che all'interno del sistema culturale sono nate nuove professioni e devono entrare in questi uffici, perché i soldi, c'è gente che ci ha preso per laurea, un master sul come trovare, ci sono delle persone anche della nostra regione che hanno studiato fuori, perché non farle tornare in regione, perché non offrire delle opportunità, perché non si facciano, perché non fare dei bandi chiari e soprattutto perché non informare tutti di tutto, perché a questo backstage poi alla fine cosa fa? Ha creato le solite quattro falangi che si sono scontrate, scannate per questi soldi, ma non hanno portato da nessuna parte. Allora, se questa è la realtà consese, bisogna intanto riqualificare la politica, deve riqualificare i loro uffici, noi come operatori dobbiamo essere in grado di fare proposte concrete, presto, mi sembra che faccia questo, ma soprattutto dobbiamo ricomprendere che regione abbiamo. La Puglia, che ha territorio diffuso con governi di piccoli centri interni, poi parliamo di paesi con 30.000 abitanti, con 50.000, cioè ha dei numeri che consentono di fare interventi in rete, cioè ci sono piccoli paesi che hanno un teatro e hanno un teatro in una rete. Noi abbiamo paesi con 400 abitanti, 80 abitanti, allora se capiamo che questo può essere anche un'opportunità, perché ci sono degli operatori che hanno scelto di lavorare in questo tipo di realtà. Questo tipo di realtà consente una o due figure occupate, cioè se parliamo di occupazione, non si deve più ragionare su tale teatro ha 30 impiegati, quell'altro 28. No, facciamo un discorso di intervento sui territori anche interni, sui piccoli centri. Se in ogni piccolo centro nasce un'associazione o due associazioni in rete e danno occupa una persona, se contiamo tutte le amministrazioni, non ragioniamo centinaia di operatori. Come è nella realtà? La realtà è questa. Continuiamo a parlare di questa sperimentazione, ha solo 10 posti di lavoro. Vabbè, quando c'era la Siena, il Sallacca, eccetera, poi dopo sono saltate, però ha saltato una città. Allora cerchiamo di lavorare sulle microeconomie, poi magari in rete, diventa delle mani. Grazie. Volevo fare una domanda ai candidati, partendo dal presupposto messo in gioco dalla presidentessa di Cresco Nazionale, ovvero che per obbligo bisogna occuparsi di sostenere lo sviluppo della cultura, e partendo anche dal principio che i soldi in qualche modo si troveranno, perché ci sono persone che sono abili nel farlo, io ad esempio non lo sono, e partendo anche dal presupposto che i soldi sono uno strumento, non sono un fine, vorrei chiedere, al di là di meccanismi intelligenti di come trovarli e di come spingere pratiche virtuose all'interno della regione Abruzzo, quali sono dei progetti culturali che secondo voi vanno finanziati? Cioè, nel pratico, se ne conoscete qualcuno, qualche buona pratica presa da fuori e volete portare in Abruzzo, mi auguro ce ne siano. Grazie. Io darei un minuto a tutti per dire che sanno che è la che si è venuto con certezza. Poi, il primo giro però, così finiamo, credo, rispondendo a questa domanda. Che era molto scusa. Sì.
Cresco per l'opportunità che ci è stata data, come Movimento 5 Stelle, di esprimerci su questa iniziativa, che condividiamo appieno, soprattutto perché ricalca in appieno le linee proprio dei principi del movimento, quindi dell'attivismo dal basso e delle proposte dal basso. E allora, relativamente a quello che chiedeva Nicola Pucci, su dei progetti culturali, e noi che siamo, allora io mi sento di parlare sempre a nome di un gruppo di lavoro che sta operando per la regione. E allora, noi, la cosa sulla quale stiamo puntando anche, non solo ci conduciamo al discorso dei finanziamenti come mezzo, se non come fine, soprattutto anche nel metodo con il quale questi finanziamenti vengono assegnati, stiamo procedendo a valutare delle metodologie per il feedback ex post di questi progetti. Quindi non è tanto il discorso di dare finanziamenti a pioggia a qualsiasi progetto, perché poi sappiamo benissimo che la valutazione della bontà dei progetti non è solo da chi li propone, ma anche delle intenzioni dell'amministratore che poi dà questi finanziamenti. Quindi chiaramente valutare poi in un momento successivo quali sono la reale produttività di questi progetti, che siano uno spettacolo nella musica, della danza, delle varie forme espressive dell'arte, della cultura, poi è una questione importantissima per noi. Poi un altro punto è sulla, come diceva la signora, parlava, probabilmente si riferiva a un intervento di Tremonti sul fatto che la cultura non si mangia. Probabilmente siamo arrivati a questo punto perché per troppo tempo proprio i cittadini non si sono preoccupati di quanto è importante la cultura come valore economico della nostra comunità, soprattutto per l'Abruzzo. Noi infatti stiamo rimettendo la cultura al primo posto, e non facciamo promesse, ma cerchiamo solamente di lavorare su idee e su progetti. E quindi pensiamo che la prima cosa sia probabilmente il fatto di attuare un profondo rinnovamento politico della classe politica abruzzese, perché se probabilmente ci troviamo in questa situazione è proprio perché non c'è stato un reale ricambio della classe politica, e quindi quelle che sono sempre le intenzioni in campagna elettorale poi vengono puntualmente disattese nel giorno dopo, che poi ci si trova nella fase post-elettorale. Per quello, quindi, dicevo, poi un altro punto che rimondo invece al documento che ci avete inviato e che abbiamo ricevuto, e che tra l'altro abbiamo analizzato, io mi sento anche di coinvolgere le persone che sono in pubblico, siamo in 7-8 persone, siamo tutti insieme, proprio perché condividiamo tutto come gruppo, sul punto dell'onestà, della trasparenza e della legalità, ma soprattutto della tutela delle professionalità degli artisti e degli operatori culturali abruzzesi. Mi sento di fare un intervento anche perché oggi non vedo, e mi dispiace questo, non vedo Andrea Mascitti, che ha subito, ha subito il fatto di aver denunciato l'assessore De Fanis per quello che è stata la vicenda dei finanziamenti che aveva preso, che poi invece sono stati utilizzati in maniera, cioè sono stati differiti. E Andrea Mascitti, per esempio, l'esempio del premio Nascimento è proprio un esempio particolare, in quanto questo è il premio sulle colonne sonore. Noi adesso abbiamo fatto una proposta per avere la modalità di questo premio portarlo al termine, proprio perché nel momento in cui c'è stata una denuncia di illecito, Andrea, abbiamo sentito, è stato totalmente lasciato, abbandonato, è uscito dai circuiti della cultura e non è riuscito a portare a termine questa sua produzione. Noi ci stiamo occupando di questo problema attivamente, quindi nei prossimi giorni, tra l'altro, comunicheremo proprio qual è la nostra iniziativa per portare a termine questo premio, che è rimasto, nel dimenticatoio e che quindi non è finito così. Quindi, ripeto, il discorso del Movimento 5 Stelle, che a breve porteremo questo programma e che cercheremo, attraverso il rinnovamento della classe politica, se ce ne sarà data l'opportunità,
di portare a una, di rinnovare completamente il panorama politico abruzzese. Ha vissuto l'Abruzzo per 5 anni e che
Fortuna della Puglia non ha avuto la Puglia, è una regione che è stata soggetta a piano di rientro per le responsabilità delle classi dirigenti di centro-destra e centro-sinistra, e di cui le inchieste giudiziarie hanno dimostrato l'impatto e ci hanno portato ad essere una regione commissariata. Non dobbiamo mai dimenticarcelo, perché la questione morale in Abruzzo è la questione centrale, riguarda la cultura, non mi dilungo perché voi l'avete vissuta quotidianamente per anni e anni. Non apro il discorso dei fondi europei o di altre cose, se no apri il cielo e ne avremo occasione in questi mesi, ma è una questione centrale. Per quanto riguarda le buone pratiche, la prima buona pratica, io credo che noi dovremmo smetterla con l'idea che sia la politica a decidere cosa deve fare la cultura o a chi mettere la medaglietta o no, e a costringere chi fa cultura a doversi ringraziare Tizio, Caio, cose proprio, perché la prima riforma di questo paese. Per questo dicevo che io sono d'accordo con la proposta di Crespo, al Presidente diceva che non mi ha fatto legge, in realtà l'articolato è molto meglio della proposta di legge che ci aveva portato le Mattesi, quindi voglio dire. Quindi io sottoscrivo anche il documento che avete proposto. Poi c'è una questione di risorse su cui dobbiamo fare una battaglia. Io, oltre a fare, ovviamente cercare con tutte le forme di fare sì che le fondazioni, anche qui io credo che sarebbe ora di fare una riforma, perché le fondazioni italiane sono uno scandalo, una vergogna al Parlamento. Io quando sono stato 2 anni parlamentare provare a proporre le cose, quasi rinunciato dai cosiddetti riformisti, che quando smettono di fare i ministri diventano, o i sindaci diventano presidenti di fondazioni e pensano che quel denaro sia cosa loro. Allora dicevo, da questo punto di vista, prima si citava Lorenzo Pontino nella scala per un weekend, insomma è una bella competizione di tenere così i posti. Io voglio dire una cosa, per fare una galleria, che di solito va alle solite imprese, non faccio nomi, se cosa sempre voglio fare polemiche che non serve più a nulla se non a distruggere qualche bellezza del nostro territorio, a volte costa 100-110 milioni di euro per fare la schifezza. Ma noi quanti gioielli nel nostro territorio abbiamo che potrebbero tornare da vivere? Voi avete parlato di residenze, noi ci piacciono, ma collegato a un disegno, una visione della nostra regione, che sottraiamo finalmente da un'immagine degli elementi pubblici, cioè il giacimento e dei loro amici, perché non ne possiamo più, cominciamo a difendere il nostro territorio intorno ai centri storici e cominciamo a portare le risorse a far vivere quei centri storici, per esempio individuando le risorse, per esempio chiedendo che la discussione sui fondi FAS e su altri fondi venga finalmente nella nostra regione una discussione pubblica, perché quello che gli esempi che faceva Daniela non sono cose impossibili, strane, per cui ci vuole la NASA, gli astronauti, cioè sono cose per cui in Abruzzo ci sono intelligenze, competenze, esperienze, e direi che ci sta più gente che può fare meglio della Puglia, non è che siamo, e io credo che noi ci dobbiamo, dobbiamo avere il coraggio di liberarci dalla cappa che questa regione ha, che mio parere è una cappa bipartisan, perché ripeto, il lavoraggio che ci troviamo è bipartisan, non di scandali. Un'ultima considerazione che voglio fare è relativa alla questione della DARPA che diceva, di cui parlava Luciano D'Alfonso. Io qualche settimana fa in questa sala è stato ricordato un carissimo maestro di Venezuela, e c'era una foto lì che ci faceva, credo ci fosse anche Patrizia della foto, era il 1985, raccoglievo 25.000 firme per una campagna che si chiamava La conquista dello spazio, a questa sala facevamo un censimento di tutti gli spazi che erano abbandonati dalla nostra città, e l'abbiamo rifatto non so quante volte, poi siamo andati al governo insieme a un caro amico e compagno di Pace, l'abbiamo rifatto per la 50ª volta, perché in realtà lo sapevamo anche noi, perché una volta lo facevamo, ma facevamo anche un regolamento in cui prevedevamo con tutti i difetti che non ci dovesse essere il nostro amico a cui noi davamo lo spazio, noi potevamo potere, potevamo dire che avremmo potuto fare ognuno di noi, e decidemmo no, per una volta facciamo vedere se era una cosa diversa, che si fanno dei bandi, cioè queste non saranno perfette, allora le faremo meglio, e
mettiamoli a bando e invitiamo tutti a fare progetti, a mettersi in rete, eccetera. Io credo che sia stata una grande sconfitta che quella Atlantica aveva già fatto, su cui ci fu un bando, su cui uscì una graduatoria, poi fu bloccato da centrodestra e centrosinistra e gli spazi non furono mai assegnati come previsto. Io credo che l'Abruzzo noi dobbiamo fare una cosa del genere, dopodiché dobbiamo fare in modo che non ci sia nessuno che si frapponga al raggiungimento di quell'obiettivo, perché non c'è nulla di peggio di continuare a rassegnarsi al meno peggio, è quello che abbiamo fatto per troppi anni. Per troppi anni io credo che si sia ragionato in questi termini. Poi meno ce lo siamo persi ed è rimasto il peggio. Io credo che è venuto il momento, e questo più che riguardare una risposta sulla cultura intesa, sulla cultura politica di tutti noi, è venuto il momento di puntare sulle nostre forze e pensare che possiamo vincere le battaglie se siamo determinati a farlo, chiunque vinca le elezioni, e possibilmente non essere legato a non vincere, ma all'idea che dobbiamo mandare qualcuno di noi dentro le istituzioni a fare le battaglie insieme a noi per cambiarle. Io so che a Roma Alemanno non ha dovuto chiudere il terrorato e non lo ha potuto chiudere perché la forza del teatro Valle occupato stava nella forza di tutto il mondo che si è riconosciuto in quella esperienza. Noi in Abruzzo credo quindi, e questo è quello che mi sembra più importante dirvi, dobbiamo non rassegnarci all'alternanza perché è sempre uguale, ma pretendere che finalmente qualcosa cambi, e questo dipende soltanto da noi, dalla nostra capacità di non scendere più a compromessi con sistemi di potere che ci hanno portato verso il sud del mondo e non verso l'Europa. Io invece mi limito soltanto a stare sulla domanda che mi è stata posta. Convinto che tutte le mamme sono buone e verso i figli sono anche più buone, tenendo a mente il documento che è stato fatto circolare, che naturalmente mi sembra condiviso da tutti, come rendere poi questo documento rispettato nelle attività di governo? C'è un modo. Estrapoliamo un'aliquota rispetto alla quota discrezionale di bilancio regionale. Oggi è disponibile un'aliquota che sostiene le iniziative della cultura abruzzese. Questa aliquota, quanti sono d'accordo in concreto ad aumentarla e di quanto? Io davanti a voi, sapendo che il 25 si vota, dal 26 di maggio comincia il cammino per altri 6 mesi fino alla fine dell'esercizio finanziario, non appena abbiamo conosciuto la consistenza della struttura di bilancio e contabile della Regione Abruzzo, possiamo sia comprendere qual è stata fino ad oggi l'aliquota destinata alla cultura abruzzese del bilancio regionale, sia qual è l'ulteriore aliquota che si vuole. Io mi impegno qui a fare in modo che sia crescente il rapporto tra la dotazione di bilancio da cui partiamo e quella che invece noi metteremo come destinazione nei prossimi esercizi di bilancio. Mi convince molto quello che è stato sostenuto, non mi ricordo da quale cognome, a proposito del potenziamento delle strutture amministrative destinate per esempio a conseguire risorse dall'Unione Europea, risorse cosiddette finanziarie a progetto, non della finanza rubinetto dell'Europa. Per fare in modo che quelle vengano conseguite c'è bisogno di competenze, c'è bisogno di attrezzatura professionale, c'è bisogno di essere più bravi degli altri, sia nel merito che nei meriti. Perché vale la cultura non solo
diciamo, per coloro i quali cercano per ragioni di convincimento personale la bellezza, l'espressione di sé, la coltivazione anche del senso critico. Io ho a mente due testi impegnativi, Censis e di Business International di Rito Fazzi, i quali affermano per esempio che un territorio è destinatario di investimenti produttivi se in quel territorio si verificano 10 condizioni. Tra le condizioni più importanti, per esempio, la vitalità culturale è uno dei fattori di attrattiva di investimenti economici. Una multinazionale, quando decide dove andare, non considera più quanti soldi vengono dati per facilitare l'investimento in partenza, o soltanto la defiscalità o i pacchetti formativi e tecnologici, anche qual è la qualità della vitalità e vivacità culturale. Per me questo è molto importante, perché costituisce, diciamo, una infrastruttura attrattiva anche per fare sviluppo anche in altri settori della vita pubblica. Concludo con una riflessione. Io mi impegno, siccome la buona politica la si fa con gli impegni assunti e mantenuti, io sono sempre stato eletto, ho sempre vinto le elezioni, mi impegno nei prossimi 6 mesi a realizzare un atlante del patrimonio pubblico della regione, non solo del demanio della regione, anche del demanio dei comuni, per esempio, in maniera tale che i beni destinabili ad ospitare attività culturali, questi beni vengano dati velocemente, sollecitamente e anche con un meccanismo di virtuosità e premialità. Chi ce l'ha e lo dà verrà premiato nel rapporto regione-comune, e anche la regione rispetto a se stessa, della trattazione della progressione di carriera dei propri funzionari che sono al presidio della gestione del demanio regionale, verranno valutati in relazione al tempo che impiegheranno nel mettere a disposizione i beni di ente regione. Vedete, l'amministrazione pubblica è fatta di procedure che non sempre sono amichevoli, ma anche di chiarezza comportamentale e di determinazione di risultati. C'è bisogno anche di un avvenimento, di fare in modo che quello che deve accadere accada velocemente in termini anche di prioritarizzazione. Io oggi confermo che quella di attivarci per fare in modo che la vostra vita sia semplice e facile è un impegno della mia agenda di governo. Un grande studioso di sviluppo locale, che ha saputo dire e anche insegnare, Richard Florida, ci ha fatto capire da un'intera generazione di amministratori che la creatività è uno dei fattori che qualifica la capacità delle classi dirigenti e la capacità dei territori. La creatività assicura più attraverso la vostra attività, la scorrevolezza della vostra vita e la capacità anche di garantire continuità alle vostre esperienze. Tra gli aggettivi, le qualità e le qualifiche che ricorrevano il documento c'è quello della continuità delle attività. Ecco, io voglio rendere certo che anche nel vostro mondo si possa disporre di continuità delle attività, senza essere affannati da incertezze, intermittenze e magari indifferenze. E poi mettetevi alla prova e giudicate. Io non vi chiedo null'altro di dare tempo affinché accada quello che serve. Buon lavoro e buon lavoro.